Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video vlog improvvisato. È mattina e io sto organizzando l'agenda sia per la giornata che per le settimane e i mesi a venire. Siamo da poco rientrati dalle vacanze e sto rispondendo intanto a svariate email che mi si erano accumulate. Eccomi! Allora, oggi è lunedì 8 agosto, ho pensato di riprendere con un bel vlog, forse ho ripreso qualcosa prima e magari ho messo anche un po' di voce sottofondo, vediamo cosa deciderò poi di fare in fase di editing. E, sono le 9:36, pensavo fossero le 10, invece è prima per fortuna. E sono qua in postazione, anzi bevo anche un goccio di acqua. No, batteria scarica. Ma com'è possibile? Amore. C'è una zanzara di capelli. Che ha pensato a me. Ha pensato alla spalla. Prendo un goccino d'acqua. Ho anche comprato un po' d'acqua. Allora, dopo vi metto in carica, faccio giusto due parole adesso. Siamo tornati dalle vacanze, chi ci ha seguito su Instagram, cioè chi mi ha seguito su Instagram, ne l'ho pubblicato poco e niente, ha visto dove siamo stati a Minorca, tutto organizzato da soli, però io faccio decidere un po' voi, sì, non si sopporta più questo qua, stamani mi dà particolarmente fastidio, devo essere sincera. Tutta la scorsa estate non l'ho sopportato mai, c'è un signore che fischia, chi mi segue già dall'anno scorso lo saprà perché è una cosa abominevole. Ma è la stessa cosa, poi fischia. Quest'anno sta l'anno scorso faceva mamma, sono tanto felice, quest'anno fa na 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 na. Non lo so, mi sta trapanando il cervello, sto cercando di non pensarci però. Ma poi è un signore parecchio anziano, ma quanto fiato c'ha? Cioè, per fischiare serve fiato, non è da dire mi dà fastidio perché, boh, cioè non è neanche come urlare, cioè fischiare proprio è... Mamma mia, vabbè. Comunque. Dicevo, faccio decidere voi per quanto riguarda, se volete sapere proprio nello specifico come ho fatto per prenotare eccetera eccetera, perché mi era stato un po' chiesto su Instagram, vedete voi. Rimani qua? Ah, 2 secondi, sì. Stai ok, dando fastidio. non dà fastidio. Io sono in tenuta d'allenamento perché appunto dopo riprendo anche ad allenarmi, abbiamo staccato totalmente durante questi ultimi, diciamo una settimana piena, però secondo me sono stati 10 giorni, cioè l'ultimo allenamento l'avevo fatto di mercoledì, oggi è lunedì, quindi sono 10 giorni abbondanti. L'unica cosa, siamo stati sabato mattina a camminare lungo Bisenzio, quindi lungo il fiume per chi non è di qua, dice Bisenzio, che cavolo stai dicendo? Insomma abbiamo fatto questa camminata selvaggia anche al ritorno perché abbiamo fatto tutto il letto, tutto l'argine del fiume Wild. sotto, un po' più wild. E quindi è stato quello. E Nello stamattina, oggi fa doppio allenamento lui perché stamattina è stato a correre, camminare, correre. E io oggi invece mi alleno soltanto. Lui invece fa poi anche l'allenamento allo studio. E mi alleno qua perché mi torna più comodo. Per adesso va benissimo così. E ho iniziato la giornata nello super sprint. E io sono ancora un po' rinco invece. E noi vediamo se riesco a farlo domani. In realtà poi è una giornata un po' mezza brutta, cioè fa caldo, però il cielo è coperto, ho fatto qualche schizzo di pioggia, vabbè. Io mi sono già, ho già, come si dice, slesciato, già tolto, ho spuntato qualche cosa sulla mia to-do list che è lunga, non pretendo di rispettarla tutta oggi, però se ci riuscissi meglio. Perché ovviamente, cioè, durante le vacanze io non ho proprio aperto le email, non ho proprio risposto, ovviamente, è una cosa di cui mi sono imposta.
sia a Sharm che in questa vacanza, mentre per quanto riguarda la Sardegna invece ho deciso di continuare a lavorare durante quella settimana perché ovviamente non è che mi posso permettere di staccare troppo tutto insieme, ecco. Anche perché comunque la settimana in Sardegna era una vacanza, però era anche per lavoro e quindi insomma dovevo anche essere un po' più insomma, presente, era un periodo poi quello là importante, non mi potevo assolutamente permettere di non rispondere alle mail, eccetera, eccetera, mentre adesso è un periodo un po' più moscetto, anche se da oggi riparto anche con delle pubblicazioni, eccetera, eccetera. Che parlantina! Vorrei riprendere a fare anche più vlog e più video in generale qua su YouTube, anche se siamo rimasti quattro gatti. Lei mi sta guardando, mette soggezione. No, ci sono meno, un po' meno persone. E non solo perché si tratta di a luglio ed agosto, secondo me. Vediamo in queste settimane di agosto che vogliamo prendere entrambi come un punto di ripartenza per riprendere pian piano, con calma, però con cognizione di causa e cercando di integrare delle nuove abitudini e delle nuove cose, insomma, approfittare del relax post ferie, che tra l'altro questa volta a Minorca sono volate rispetto alle altre settimane, cioè quando è arrivato il momento di andare via, effettivamente ho detto, cioè 7 giorni sono passati, cioè sembrava passati 4 giorni, vabbè. C'è sempre qua la batteria che lampeggia, dopo vi metto un attimino in carica e poi continuo un po' a chiacchierare dopo. Adesso, ieri ho letto svariati libri, li trovate sul mio profilo Instagram, sulle storie in evidenza. C'è anche la cartella in evidenza Minorca, valigie, creme solari, eccetera, eccetera, di queste ultime. Li metti a fuoco, aspettate, eccolo. Libri. Che l'ho aggiornata proprio ieri, mi pare, in questi giorni, perché ne ho letti svariati in vacanza. Cioè, no, in vacanza ne ho letti due. Però non mi ricordo da quando vi avevo fatto l'ultimo video, forse ne ho letti tre, ecco, o quattro, forse quattro, vabbè. Comunque trovate gli ultimi libri se sono consigliati o meno, però ho letto tutti i libri, cioè non che facessero, ne hanno fatto questa faccia, però libri leggeri, che mi piace alternare a libri un po' più importanti. Ho capito che questo è il modo migliore per me, per non smettere mai di leggere, perché troppi libri solo così di lettura, dopo un po' mi annoiano. Troppi libri un po' più importanti dove sottolineo e che li prendo cartacei, ormai lo sapete, sono troppo pesanti poi alla fine. E a gennaio ho deciso di essere costante con la lettura perché facevo queste cose che d'estate leggevo un sacco e poi dopo rimanevo per tutto l'anno, tanti mesi, ferma. E quindi ho detto almeno su 12 mesi, almeno 12 libri, anche se sono pochi. E adesso mi sono fatta la cartella su Goodreads e ne ho letti 9. Ovviamente ci sono sia più pesanti che meno pesanti, però ne ho letti 9. Ieri ho iniziato questo che mi ha regalato Nello, di cui vi avevo già parlato nel video precedente, se non mi sbaglio. Qualcuno mi ha chiesto informazioni su Soulcamp, eccetera, eccetera, su di lui, insomma. A me l'ha fatto, ma l'avevo già detto che me l'avevi fatto conoscere te, eh. L'ho conosciuto proprio l'anno scorso, proprio di questi tempi, mi sembra che, sì, proprio un anno fa preciso. E questo libro tra l'altro me lo ha regalato Anello. E anche se io appunto sono iscritta a Soulcamp e tutte queste cose seguendolo da un anno con costanza, perché non c'è stata una settimana in cui non abbia o letto o ascoltato un suo contenuto. Tutte queste cose ora sono all'inizio perché tolta la prefazione sono a pagina 18, quindi ci saranno altre 15 pagine di prefazione. È un ripetita Juvent per me. Però rileggerlo non, stavo dicendo, rileggerlo non, cioè riapprofondire
a livello di lettura non mi fa male, anzi, sento che ne ho bisogno. Ci sono le cose che comunque lui dice nei suoi corsi che si possono acquistare, chi fa parte di Soulcamp li ha, o comunque ne parla tanto sui video su YouTube, comunque è un canale molto ricco. Ovviamente non va in fondo come durante i corsi, però insomma se uno lo segue già con costanza su YouTube e si è visto tipo tutti i video o li ha ascoltati, perché già sa a cosa va incontro, quali sono i suoi principi, i pilastri, le cose fondamentali, insomma. Però e questo mi sono messa un obiettivo, sono 300 pagine, sì, 300 conclusioni, 310. Mi sono messa come obiettivo di finirlo per questa settimana. Questo lo devi leggere anche te. E quindi, perché approfittiamo insomma del fatto che abbiamo ritmi un po' più leggeri e per riprendere un po' anche con la lettura. Vabbè. Parlato abbastanza. Dopo te vai con i bimbi a prendere da mangiare, vero? Sì. Oggi si riparte anche col mangiare un po' più pulito, perché a parte a me ve ne frega, però sono nei giorni pre, anzi sono proprio a momenti preciclo, ma nei giorni passati oggi sto meglio, vero? Anzi, ti devo dire anche una cosa che ti dovevo dire prima, ma eri nel tuo mondo delle endorfine post allenamento, si vedeva proprio che avevi la testa. Dopo ti arriverà una botta di stanchezza esagerata. Devo allenare. Lo so. Stasera alle 9:15. Io in vacanza ho fatto la porca a tavola. Vabbè, Nello. Nello ha fatto una faccia per dire questa che sta dicendo. Nel senso, mi sono proprio sdata, però... Cioè, come se mi avessi fatto... C'ho una buzza, però è buzza di... parla un po' te di queste cose, delle mie buzza. Fingiti morto. No, vabbè, è un po' ciclo, ritenzione e relax che ci sta. Avevo bisogno. Però non così tanto da dire... Cioè, comunque alla fine, come avevo detto su Instagram, mangiavo un po' più a colazione, un po' più a cena... però la parte centrale della giornata praticamente niente, non che saltavo, però effettivamente cioè per questo ho preso solo 1,5 kg rispetto al minimo a cui ero arrivata, e mi mancavano ancora diversi chiletti per arrivare al mio obiettivo primario. Mi ero un po' rilassata, diciamo, e vabbè, insomma, da oggi si riparte. Già se mi viene il ciclo e siamo già a buon punto, che inizio a liberarmi, e poi già insomma da questi primi giorni andrà meglio, anche perché siamo tornati venerdì, comunque c'è stato il weekend, insomma le vacanze sono vacanze, via, vabbè, basta, ho chiacchierato abbastanza, c'è una zanzara qua, aiuto, sotto il tavolo. Ah, e ovviamente fatemi sapere voi come state, come sono andate le vacanze, se siete già partiti, se dovete partire, fatemi sapere dove siete stati, e mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e di lasciare un commento, perché il like e il commento sono fondamentali se non volete vedere morto il mio canale, e ve lo ripeterò a tutti i video. Stavolta me ne sono ricordata dopo 20 minuti, prossimo video me ne devo ricordare subito di dirlo, perché magari uno non ci pensa, non è che uno non mette like per cattiveria o non lascia il commento, però sappiate che i canali mio e di tutte le persone che seguite volentieri moriranno se non si interagisce, ora più che mai in questo periodo
di social, ecco, che stiamo vivendo. Quindi, a costo di essere ridondante, pallose, eccetera, eccetera, io ve lo ricordo perché uno può pensare: ah, vero, ecco, dai, è comunque un contributo gratuito, e veloce il like, che però aiuta a tenere su il video. Ecco, quindi grazie, e anche il commento, ovviamente. Buonasera, sto preparando la cena e penso di salutarvi. Sono le 7. E dai, prendiamo questo video proprio come vlog, così chiacchiericcio di rientro. Aspettate, mi ho pesato gli spaghetti per fare la frittata di spaghetti ai bambini. Noi invece mangeremo le uova, penso sulla fetta di pane con un po' di pomodoro, così. Che dire? Non so neanche cosa vi ho detto stamattina, anche se sì, che mi sono allenata e mi sono anche finalmente rilavata i capelli, che era da Minorca che non me li lavavo. Sono venuti anche bene. Oggi ho provato il gel della Nivea che vi ho fatto vedere su TikTok e mi è piaciuto abbastanza. Devo dire che alcuni gel low cost, si vede che sono low cost. Forse ne hanno bisogno di me. Devo venire? Stanno suonando dalla doccia, vabbè. Vabbè, insomma, poi ne riparleremo. Comunque, siamo stati ai giardini con i bimbi un'oretta. Abbiamo giocato un po' a frisbee, io e Nello. E poi, Mattia per fortuna ha trovato, ha fatto amicizia con una bimba. E anche Cristiano è stato con loro. C'era un bambino anche della sua età, però Mattia è stato con Mattia, con la bambina più grande. E siamo stati proprio bene, via. Niente, vabbè, dai. Vlog di... Così, di chiacchiere, vabbè, spero di avervi tenuto compagnia, mi intorto sempre, vi mando un bacio grande, vi aspetto qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.